Buon pomeriggio a tutti, io sono Andrea e questo talk riguarda Able, che è un sistema di build che stiamo introducendo per lo sviluppo di Kane. Adesso vi spiegherò un attimo anche di cosa si tratta. Per chi non lo sapesse, Kane è una distribuzione Linux sotto forma di Live DVD. O USB, che si occupa di informatica forense, quindi si utilizza per ad esempio acquisire e duplicare computer per dopo sottoporli ad analisi, indagini, perizie e cose di questo tipo, e alcune caratteristiche interessanti che poi vi elenco. Quindi io mi occupo principalmente di sviluppo software e mi interesso molto anche di informatica forense. Pertanto cerco di unire assieme queste due branche. Infatti 2 anni fa avevo presentato qui a ESC Recuperabit, che è un software di ricostruzione forense di file system NTFS danneggiati con relativi algoritmi cioè presentati in una tesi di laurea. Quindi se cercate degli algoritmi per ricostruire NTFS potete anche vedere come viene fatto. Carbon 14, che è un programma che serve per fare più OSINT, quindi si usa per fare datazione di pagine web. Se voi gli date in input un articolo di blog, utilizza gli header HTTP delle immagini e delle risorse statiche per determinare un range di intervallo di tempo in cui l'articolo è stato scritto, anche se magari poi da CMS qualcuno ha cambiato la data per fare il furbo e vi dice no, vabbè, però le foto sono state caricate in questo momento. E appunto ho iniziato a collaborare con Kane, proponendo al team, al project leader anche, un sistema di build automatizzato. Quindi, allora, Kane è una distribuzione che è stata progettata da uno studente nel 2008, Giancarlo Giustini, che poi si è laureato, che ha presentato come progetto questo sistema. Dopo, da subito praticamente, è subentrato Nanni Bassetti, che è un professionista dell'informatica forense tra i più conosciuti in Italia, che ha preso le redini del progetto e da quel momento lì ha iniziato a svilupparlo e quindi a rilasciare tutte le versioni successive di Kane, introducendo nuovi strumenti, aggiungendo delle modifiche migliorative e così via, e ovviamente tenendosi anche al passo con varie versioni di Ubuntu, perché comunque Kane è una sorta di respin di Ubuntu. E l'anno scorso è uscita la versione 9. Ormai viene utilizzata in tutto il mondo, anche perché è una delle due distribuzioni italiane di Forensics che sono tra le più utilizzate al mondo, e sono entrambe italiane. Quindi la potete trovare addirittura su alcune linee guide a livello europeo, in cui viene scritto: se non hai un write blocker hardware, per esempio, per acquisire un hard disk, scarica Kane Linux. Cioè, c'è proprio scritto il nome, che è abbastanza strano per una linea guida perché dovrebbe essere generica, però effettivamente non ci sono tanti strumenti che fanno questo tipo di cose. Quindi, dopo diversi anni, insomma, è diventato uno strumento investigativo abbastanza importante. E appunto, la cosa interessante è che è una raccolta abbastanza completa, che contiene decine di tool e applicazioni, nel senso io tool intendo magari più strumenti a linea di comando, applicazioni più con interfaccia grafica, comunque sempre programmi si tratta, ci sono sia con interfaccia che senza, e sono anche organizzati bene, in modo che una persona che non ha mai usato Kane trova anche facilmente quello di cui sta cercando, perché meno sono ben organizzati. In aggiunta a questo, però, non è una semplice Ubuntu con due programmi in più e buttata là, che si può fare in 5 minuti. Ma ci sono anche delle aggiunte interessanti, come ad esempio RBF Stub e Mounter, che sono degli strumenti fatti per, diciamo, evitare il classico mount automatico, perché se voi inserite una chiavetta di solito su Ubuntu, la prima cosa che fa è vi monta in lettura e scrittura il dispositivo,
aggiorna tutti i metadati che vuole sul file system, fa tutte le modifiche che vuole e vi mostra la finestrella con i file dentro. Invece su Kane, se voi inserite una chiavetta USB, non succede assolutamente niente e dovete andare a sbloccare il dispositivo in scrittura con mounter, se volete montarlo in scrittura, oppure se volete montarlo in solo lettura, è bloccata sia a livello di device che a livello di singole partizioni. E in aggiunta poi ci sono anche delle patch che sono state inserite per evitare dei montaggi accidentali anche nel processo di boot, perché non so se voi avete presente, ma quando una distribuzione, ad esempio Ubuntu, ma moltissime altre fanno così, quando fa il boot da DVD o da chiavetta, quello che fa è cercare su tutti i device che trova il root file system finché non lo individua, e per farlo generalmente monta anche le partizioni, e montando ad esempio una partizione XT4 parte il recovery del journal in automatico e quindi si fa un sacco di modifiche all'hard disk, cosa che non puoi fare se stai facendo una clonazione di un hard disk che deve andare su una perizia in tribunale, perché hai modificato praticamente l'elemento di prova. Ok, e adesso vi ho parlato di tutti gli aspetti positivi. Il problema è che c'erano alcuni punti da migliorare. Per esempio, finora la distro è stata fatta, diciamo, a mano, appunto, e con System Back. Per chi non lo conoscesse, System Back è un programma che si installa dentro Ubuntu e fino a qualche versione fa, perché adesso non è più tanto sviluppato, quindi sulle ultime versioni non funzionerà. E quindi uno si può installare una macchina virtuale con Ubuntu, installare System Back, poi si fa tutte le modifiche che vuole, si aggiunge dei programmi, dei pacchetti, o mette dei file sul desktop, altre cose, cambia il wallpaper, cambia i menu. Dopo apre questo programmino con interfaccia grafica, seleziona le modifiche che vuole salvare, ad esempio se vuole salvare i file dell'utente oppure no, eccetera. E questo programma reimpacchetta tutto e genera una ISO. La ISO diventa praticamente il rilascio ufficiale di Kane. Quando bisogna fare una versione nuova, bisogna reinstallare la Kane precedente su un'altra macchina virtuale, reinstallare System Back, fare le modifiche di nuovo e riimpacchettare, quindi viene fatto tutto a mano. Naturalmente è un approccio poco coordinato, perché cioè è tutto manuale, vuol dire che si possono fare degli errori, perché naturalmente le persone tendono a fare degli errori o dimenticarsi qualche dettaglio magari, oppure come è capitato su una delle ultime versioni, c'era recupera bit nel menu, compariva in tre punti diversi e su due lanciatori partiva correttamente, su uno non partiva perché era stato inserito per sbaglio più volte. E perché naturalmente può capitare. E poi diventa difficile tenere traccia delle modifiche, perché se voi mi chiedete qual è il changelog di Kane, oppure qual è il registro delle modifiche di Kane, mai sentito parlare di Google Drive? Questi sono dei file che non sono pubblicati, comunque sono diciamo all'interno di chi si occupa di Kane, e sono dei file in cui viene scritto ho aggiunto questo pacchetto, ho aggiornato quest'altro pacchetto, oppure copia e incolla di un'email di un tipo che mi suggerisce di mettere queste due librerie qua che non ci sono, paf, incollo l'email. Questo naturalmente non serve che lo spieghi, ma non è scalabile, ma manco per niente. E soprattutto è difficile veramente dire tra una versione di Kane e l'altra cosa è cambiato in generale, e dall'inizio, dalla prima versione in assoluto, quali sono tutti i programmi che sono inclusi in Kane? Nessuno sa esattamente al 100% tutti. Magari ti dico il 99%, ma qualcosa mi sfugge perché è stato inserito nella prima release in una directory nascosta e poi ci siamo dimenticati che è lì, ma magari il programma c'è già. E poi, non puoi sostanzialmente suddividere lo sviluppo. Ti trovi una persona che è costretta a prendere il carico tutto il lavoro. Perché non è che puoi dire a uno, sì, installati anche tu System Back finché io aggiungo dei programmi, tu intanto fai la modifica sull'interfaccia grafica. Perché poi come le fondi quelle robe lì? Non puoi farlo. E quindi ti tocca avere una persona che fa tutto.
non puoi accettare anche contributi migliorativi da altre persone. I contributi migliorativi sono email che ti arrivano, con i bug report, naturalmente, che ti arriva l'email con scritto guarda che c'è questo problema qua se cambio la tastiera da US a Italy. Ok, me lo segno e magari lo risolverò. Però questo è molto sconveniente, è scomodissimo. Quindi l'idea era, ok, pensiamo a un altro sistema e allora mi è venuto un'idea e ho detto, vabbè, dovrei avere la soluzione, cerchiamo di fare qualcosa di migliore. L'idea è stata sostanzialmente quella di automatizzare e rendere tracciabile tutto quanto, cioè dall'inizio alla fine, cioè partire da Ubuntu, magari Ubuntu Mate, visto che usa Mate, okay? Partiamo da Ubuntu Mate, rilascio ufficiale. Troviamo un sistema che applichi tutte le modifiche e queste modifiche sono tracciabili, sono ripetibili da altre persone se vogliono vedere che non ci sono state fatte cose strane che non abbiamo detto a nessuno. E alla fine possiamo essere anche in grado di dire questo programma l'ho messo sì o no? Sì. Cosa è cambiato dalla versione 10 alla versione 11? Sono cambiate queste cose. E se ci sono dei bug, naturalmente poi magari si può aprire un GitHub o qualcos'altro e avere le persone che usano le issue per inserire i bug. Ecco, l'ispirazione mi è venuta da una parola veramente, una parolaccia praticamente, quindi lo dico a beneficio del video, magari mi bipperanno, quindi la sto per dire e anche per scrivere, se ci sono bambini possono andare fuori un attimo. DevOps. Sì, scusatemi. La dovevo dire, lo so che è una parola molto brutta soprattutto per chi fa come me lo sviluppatore, però DevOps praticamente, se voi andate a vedere il significato vero del termine, è siccome pagare anche i sistemisti costa soldi, abbiamo già gli sviluppatori che hanno un sacco di roba da fare, quindi diamo anche il lavoro dei sistemisti senza pagarli di più e i sistemisti li mandiamo via. Il secondo significato nel dizionario, quello in piccolo, è automatizzare le operazioni di development, però vabbè, quello è la scusa che usano. In realtà, appunto, è solo un discorso di questo tipo. Però c'è un fondo che è effettivamente interessante in quelle pratiche lì, di quella parola brutta lì, che se io automatizzo dei processi, posso anche dire che cosa ho fatto effettivamente, cosa non ho fatto, e sono in grado di ripeterli in modo coerente, senza sorprese. Allora, io vi ho parlato finora di Kane, vi ho anticipato che esiste anche un'altra distribuzione Linux che fa una cosa simile, sempre italiana, che è Deft, quindi io sono andato al team di Deft e gli ho proposto questa idea, gli ho detto guarda, facciamo un sistema automatizzato, voi vi trovate tutto tracciato, tutto preciso e potete generare la distribuzione partendo da Ubuntu e siete sicuri che esce fuori pulita pulita e se ci sono dei problemi aggiornate il sistema e mettete a posto e bla bla bla, e quindi tutto tracciato, tutto bello, gli ho detto. E la risposta della persona che si è occupata, anche loro naturalmente fanno il solito, installano la macchina virtuale, metti tutti i programmi e fai la build alla fine. E quindi hanno preso una persona nuova che è arrivata da poco nel team e gli ha detto boh, adesso lo fai tu. E ho detto a questa persona avrai tutto tracciato. La risposta è stata sì, è bello, però cioè non lo so perché abbiamo sempre fatto così. Sì, ma avete sempre il problema che uno fa tutto, nel caso specifico sei tu che dovrai fare tutto perché gli altri del team non possono intervenire sulla tua macchina virtuale. Sento gli altri perché... Ti so dire perché io sono l'ultimo arrivato. Ma... Allora a quel punto ho pensato, ma parlo arabo? Cioè, come fai a non vedere che questo sistema qua non è scalabile? O magari lo vedi ma dici, vabbè, teniamocelo così. No. Allora, vabbè, ho detto, ok, perfetto, segniamo il team di Kane. E la risposta è stata sì, ci piace. Allora, a maggio ho scritto in due orette la prima bozza proprio minima di Able e come base di sviluppo ho scelto di usare Vagrant perché Vagrant è un sistema che
che mi permette di automatizzare la generazione di macchine virtuali. In questo caso non è la macchina virtuale dove, che io faccio diventare Kane, ma è una macchina virtuale in cui dentro faccio girare tutto il sistema di generazione di Kane. Così se io voglio generare Kane, e ma invece di usare Ubuntu uso macOS, c'è nessun problema. Ho lo stesso programma, faccio partire, Vagrant mi crea una macchina virtuale con Ubuntu 16.04, la macchina virtuale contiene al suo interno il resto del software, che prende la ISO di Ubuntu, la lavora e alla fine esce fuori, e dopo vediamo come, esce fuori Kane. E in teoria, siccome Vagrant gira anche su Windows, non vedo nessun problema a farlo un procedimento che potrebbe girare tranquillamente anche su Windows, perché comunque la generazione vera e propria avviene all'interno di una macchina virtuale con Ubuntu. Anche perché Customizer, che è il tool che viene anche questo automatizzato in tutto e per tutto, è uno strumento che gira perfettamente su Ubuntu 16.04, ma a volte ha alcuni problemini sulle versioni successive di Ubuntu. Quindi se io uso Ubuntu 18, come su questo laptop, per essere sicuro al 100% che la build va sempre riproducibile e non ci sono errori neanche se aggiorno, eccetera, impacchetto tutto su una macchina virtuale che fa il processo di build. E allo stesso tempo ho il vantaggio che non mi sporco il sistema host con il customizer che piazza file in giro per tutto il file system praticamente. Il file di configurazione è NTC, poi i file di build sono in home, eccetera, eccetera. Quindi meglio avere tutta una macchina virtuale che se per caso va qualcosa storto la cancello e la ricreo al volo. Sempre perché Vagrant appunto mi automatizza il tutto. Ora, come prima cosa ho detto, vabbè, faccio la prima demo e come personalizzazione cosa faccio? Faccio l'aggiornamento di tutti i pacchetti che sono installati sulla Ubuntu normale e in più ci aggiungo un programma extra giusto per dire che il sistema funziona. E quindi la prima demo aggiornava tutti i pacchetti. Ricordatevi questo momento perché verrà fuori più avanti. E, ok, e sembrava funzionare tutto e il principio di funzionamento, la struttura diciamo è questa qua. Noi abbiamo una Vagrant che viene fatto partire diciamo con un Vagrant file. Il Vagrant file è un file di configurazione che contiene l'indicazione dell'immagine base, che in questo caso è Ubuntu 16.04, quindi lui scarica dal proprio repository una box, una macchina virtuale già fatta con Ubuntu 16.04 che è già impostata per funzionare su Vagrant, e dopo contiene delle istruzioni di provision che fanno installare gli altri programmi che ci servono. Si tratta di customizer e un programma che serve per generare i file ISO finali. Dopodiché, quando la macchina virtuale è creata, ci si può collegare in SSH e si fa partire invece il ABLE vero e proprio, che comprende un file binario molto semplice, che poi vi spiego, e alcuni file di base. Intanto bisogna mettere una ISO, che è la nostra ISO di partenza, e appunto Ubuntu Mate. Poi abbiamo il file di configurazione di Customizer e alcuni script. E in particolare un makefile. Infatti il comando able in realtà è semplicemente un wrapper di make che mi evita di spostarmi nella cartella giusta e dare il comando make con l'opzione giusta. Quindi se io scrivo able invio, lui in realtà mi richiama make su quel file là. La prima parte è l'estrazione, e l'estrazione ce la dà gratis customizer, quindi noi semplicemente invochiamo customizer. Dopo c'è look, e look è la parte più interessante perché all'inizio copiamo la cartella scripts che era dentro il nostro progetto, la copiamo nel TMP del chroot di customizer. Cioè praticamente customizer spacchetta la ISO, mi crea un chroot che corrisponde al file system della ISO che verrà fuori alla fine, e dentro io ci copio tutta la cartella degli script. Dopodiché prendo la cartella script, dentro ci sono dei file che hanno un nome che come prefisso ha delle cifre, quindi sono in ordine, e inizia a eseguire tutti gli script in ordine, che possono essere script in Bash, script in Python o in teoria anche altri tipi di script, però principalmente sono questi. Qualsiasi cosa che sia eseguibile su Ubuntu va. Quindi esegui tutti gli script, se per caso uno degli script dà errore il processo si blocca e make è fatto anche in modo per cui stampa esattamente quello che sta facendo. E alla fine, quando ha eseguito tutti gli hook, io so che ha installato i pacchetti, aggiornato, fatto le modifiche della grafica, eccetera, eccetera. Dopodiché,
c'è il momento della rebuild. La rebuild deve fare alcune modifiche sui file della ISO. Per esempio, una cosa interessante di Ubuntu è che c'è un file di testo dentro la ISO che contiene il nome della distribuzione. Se io al posto di Ubuntu Mate scrivo Kane, quando faccio ripartire il live senza aver modificato nient'altro di Ubuntu, il live parte con l'hostname impostato a Kane e lo username del live che è impostato a Kane. E anche quando c'è scritto prova o installa, mi dice prova Kane o installa Kane. Quindi praticamente quello l'ho risolto semplicemente cambiando una stringa, perché lui lo legge dinamicamente. Quindi devo fare alcune modifiche, diciamo, di branding, di grafica. Faccio il rebuild e mi genero la mia ISO finale e alla fine copio la ISO nella macchina host, perché finora ho fatto tutto in virtuale, mi serve tirar fuori il file perché poi lo voglio pubblicare sul sito. E tutto qua, gli altri due sono più per fare i test e lo sviluppo. Quindi praticamente in un comandino solo fa tutto, dall'inizio alla fine mi prende la ISO e fa tutte le modifiche che ho applicato. Quindi ero abbastanza contento, diciamo, del risultato, e soddisfatto perché ho visto che il procedimento funzionava correttamente. Circa 2 ore di lavoro ho detto vabbè, dai, non è venuto male. Ovviamente poi bisognerà implementare tutte le modifiche effettive, e l'ho fatto vedere a Nanni Bassetti, che è il project manager. Gli ho spiegato anche, no, perché sai, abbiamo un sistema automatizzato e tracciabile, eccetera, siamo sicuri che non cambia niente perché la macchina virtuale è sempre la stessa versione di Ubuntu, eccetera. La reazione è stata questa. Ho detto, caspita, che entusiasmo, perché in pratica il concetto era, sì, ok, però non hai ancora generato Kane, hai fatto solo una cosa bella, teoricamente, sì, ok. Giusto, però in 2 ore fino a qua siamo arrivati. Dopo, con un po' di tempo basterà aggiungere gli script, perché adesso Able è finito praticamente, quello che bisogna aggiungere sono gli script che continuano a fare le modifiche dentro le ISO. Alcune sono già state messe, altre bisogna ancora finirle perché è un lavoro in corso. Ecco, finché un bel giorno non si è rotto tutto. Improvvisamente ho fatto vedere la demo a un'altra persona, passati dei giorni, la demo si è piantata a metà e la ISO non usciva più. Perché? Perché Ubuntu ha rilasciato un kernel che usava una compressione diversa da tutti i kernel precedenti. Adesso non mi ricordo se è passato da XZIP o GZIP o viceversa, e Customizer era tarato su tutti i kernel di Ubuntu che erano esistiti fino a quel momento, che avevano quella compressione lì. Cambiando il sistema si spaccava tutto. E allora, perché? Come sapete, ogni aggiornamento rischia di creare dei problemi, e infatti questa alla fine è stata la morale della favola, di questo aneddoto. Che il trucco è, appena inizio le personalizzazioni, reinstallo subito il kernel sulla ISO e installo esattamente la versione che dico io. Dopodiché blocco con aptmark, blocco la versione del kernel, quindi non si può più aggiornare mai. Faccio tutti gli aggiornamenti dei pacchetti. Quando ho fatto gli aggiornamenti, sblocco col mark al contrario. E siccome ho reinstallato il kernel, adesso ho il kernel completo, Customizer non si lamenta più e va avanti tranquillo. E è importantissimo usare sempre delle versioni fisse dei programmi, che soprattutto quelli che non sono nei repository. Quindi se io ho fatto lo script, non è che gli dico scaricami da GitHub l'ultima release che trovi di Autopsy. No, mi scarichi la 4.8.0, punto. E sarà sempre quella. Finché io non riprovo con un'altra versione e vedo che tutto funziona, allora pubblico lo script aggiornato e sono certo che se la faccio oggi, se la faccio tra un mese, è sempre quella. Quelli dentro i repository sono già meno problematici perché comunque c'è il team di Ubuntu che testa i pacchetti, quindi se io installo un pacchetto dei repository generalmente non dovrebbe creare problemi. Non è detto in realtà, perché ieri mi sono accorto che l'ultima versione di Vagrant su Ubuntu mi spaccava questo sistema di build. Ma per questo è un bug dell'ultima versione di Vagrant, in realtà è bastato retrocederla di una minor release ed è subito tornato a posto, quindi probabilmente quando lo sistemano. Però ecco,
Il problema delle versioni si incontra dappertutto, anche se sviluppate applicazioni web in Python o altre cose, avete le dipendenze e se aggiorno una libreria e non avevo fatto il test, magari mi spacca tutto. Quindi, appunto, quando ti arriva il cambiamento nella vita, non è che sei sempre pronto, soprattutto se si tratta di software e di versioni, il cambiamento ti tira un pugno in faccia praticamente e ti blocca tutto. Quindi quello che sembrava funzionare perfettamente, improvvisamente non funziona più. Ok, allora, negli ultimi 5 minuti vi volevo spiegare brevemente quali sono le personalizzazioni che andiamo a fare sostanzialmente. Innanzitutto, vabbè, questa è la roba più semplice, possiamo installare tutti i pacchetti di Ubuntu che ci interessa e questo, vabbè, è una riga di apt, fin qua non c'è niente di entusiasmante. Ma poi possiamo fare anche qualcosa di più carino, cioè scaricare ad esempio da fonti esterne come GitHub, eccetera, delle altre release di programmi. Spacchettarle, posizionarle in una cartella corretta, creare i lanciatori, anche perché magari scarichi un programma da GitHub, lo metti in una cartella, sì, ma ti manca l'icona sul menu. E quindi l'utente non saprà mai che tu l'hai messo dentro OPT se non gli metti l'icona. Quindi gli mettiamo anche l'icona. Poi applichiamo le patch di cui abbiamo detto prima. Adesso vedremo se riusciremo a farle tutte in automatico, perché alcune cose magari sono delle modifiche che bisognerà ancora fare a mano. Però passare dal 100% a mano al 2% a mano è comunque un miglioramento dal mio punto di vista. Dopo, appunto, esatto, i menu, no, non solo per i menu, diciamo, dei programmi a mano, dobbiamo anche creare delle categorie, magari. Le versioni attuali di Kane sono divise per networking, disk forensics, malware, altre cose. Cioè, ci sono delle categorie, in modo che la persona che usa il menu, può anche capire cosa sta andando a cercare. E poi, un'altra cosa molto carina che finora è stata fatta in modo totalmente manuale e si spaccava un giorno sì e un giorno no, è il discorso dell'interfaccia grafica, perché è un po' brutto fare tutto quanto e dargli la distro che quando parte c'è il logo di Ubuntu Mate, che sembra Ubuntu Mate, ma in realtà è una distro diversa. Quindi ovviamente ci mettiamo gli unicorni rosa come sfondo. No, in realtà abbiamo preso un approccio un po' più conservativo, siamo andati sul nero e sull'azzurro, però insomma era un'idea bella anche quella. Questo è uno screenshot della versione proprio basilare di una delle prime ISO generate col tema cambiato. Diciamo che per tradizione gli utenti di Kane hanno sempre visto la distribuzione con un menu tipo Windows XP, diciamo, quindi anche stavolta abbiamo messo il menu in basso a sinistra, giusto per continuare questa cosa. Però insomma non credo che si scandalizzerebbero anche se lo spostassimo. Un'altra cosa interessante dal mio punto di vista, siccome alcune delle applicazioni principali che si utilizzano più spesso, tipo Autopsy, che è quello che vedete sullo sfondo e sulla finestra a destra, sono in Java. Ora non so se lo sapete, ma tendenzialmente le applicazioni in Java su Linux, se le usi per più di 10 minuti, ti piangono gli occhi, cioè proprio ti fanno male alla vista perché hanno i font che hanno un aliasing orribile e un tema che è quello ancora il metal, quello azzurrino vecchio. No, scherzi a parte, leggere un testo così per tanto tempo dà fastidio. Quello che abbiamo fatto qua è stato mettere il tema GTK corrispondente e ho visto che per fortuna sull'ultima versione di OpenJDK l'aliasing dei font è migliorato abbastanza. Quindi per fortuna ha un look simile, ma soprattutto è leggibile senza aver fastidio, perché se devo analizzare tanti file di testo e comincio a vedere dei font scritti malissimo, mi stressa. Ok. Perciò alla fine, quali sono i vantaggi per concludere? Che noi abbiamo una ISO che viene prodotta in modo totalmente automatizzato. È un modo tracciabile ed è peer review soprattutto da altre persone. Perché a livello puramente teorico, magari nessuno lo fa, però se io dico ok, ho fatto la mia analisi con Kane, bla bla bla. Sì, ma Kane come è stata fatta? Chi l'ha fatta? Cosa ci ha messo dentro? Sì, chi l'ha fatta te lo dico, cosa ci ha messo? Bisogna che gli chiami al telefono e gli domandi, perché in questo momento non è che possa dirtelo. Quindi non volevamo generare una distro completamente diversa, come Linux Mint, che proprio ha i propri strumenti di build, genera tutti i pacchetti, genera
No, quello sarebbe stato un impegno troppo oneroso perché serve un team di persone che ci lavora a tempo pieno. La soluzione intermedia è stata dire: ok, prendiamo una Ubuntu e la personalizziamo in modo che le personalizzazioni sappiamo esattamente quali sono e sappiamo esattamente come vengono applicate. Quindi non abbiamo l'onere di gestire una distro intera, ma semplicemente possiamo generare dei live DVD ogni anno o ogni quanto che sarà. E sappiamo come sono fatti. Poi, soprattutto, anche più persone possono collaborare allo sviluppo. Cioè, se io trovo un bug su Kane, potrò, quando saremo a regime e avremo finito, andare sul issue tracker e scrivere: ho riscontrato questo bug, bla 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 bla, e poi ci saranno i commenti degli sviluppatori e si potrà gestire quali sono i bug chiusi, quelli aperti e tutto quanto. E i miglioramenti, appunto, essendo fatti scriptati, sono automatizzati e controllabili. Quindi alla fine basterà lanciare un Vagrant app nella directory del progetto, Vagrant SSH per collegarsi, piazzare il file ISO, perché quello non lo includiamo nel repository ovviamente. E quindi piazzo il file ISO, faccio partire, scrivo able, tac, mi siedo, guardo per 10-15 minuti o quanto ci mette il computer che va da solo, spengo la macchina virtuale e mi trovo il file ISO generato. E questo è più o meno tutto quanto. Se volete farmi qualche domanda, naturalmente, magari c'è qualcosa che ho fatto un po' di corsa. Ecco. Salve. Io ho sempre avuto questa curiosità, cosa fa Kane quando trova un file system criptato? Kane non fa nulla in realtà, è chi fa l'analisi dopo che dovrà valutare. Intanto di solito appunto le analisi si fanno su un duplicato, quindi si fa il duplicato o comunque tutto il disco o dei dischi. Poi naturalmente il file system criptato devo trovare un modo per aprirlo, che solitamente, visto che prima si parlava di errore umano, se un utente sceglie una password banalotta si fa un po' di attacchi a dizionario o misti, eccetera. E se no è criptato, basta. Non so che. Esatto. Oppure, vabbè, se ci fossero falle sulla crittografia, ma insomma, sarebbero spuntate fuori prima probabilmente di andare in produzione. Ci sono altre domande? No? Bene, grazie.